Storica, sono in compagnia della direttrice Rossella Fabiani, buongiorno. Buongiorno. Perché mi trovo in quello che è diventato uno dei simboli della città di Trieste, il Castello di Miramare, un luogo straordinario in cui praticamente tutto quello che vedete alle nostre spalle è originale e qui racconta una storia di questa città e di chi ha abitato questo luogo, ovvero? È vero, Massimiliano d'Asburgo, il fratello di Francesco Giuseppe. Era nato nel 1832 a Vienna e nel 1850, a 18 anni, viene per la prima volta a Trieste. Rimane fulminato da questa bellezza della città, del mare, nel Mediterraneo, che ricordiamo è la parte più a nord di questo mare nell'ambito del continente europeo. E Trieste faceva parte allora dell'impero asburgico ed era strategica perché ne era diventata lo sbocco sul mare, un luogo importante, e tutto questo è stato costruito dal nulla. Certo, Massimiliano appunto decide di rimanere qui a Trieste, diventa contrammiraglio della flotta austriaca perché ama la vita di mare e decide di acquistare questo promontorio che al tempo di Massimiliano era proprio privo di vegetazione e quindi costituisce un parco di 22 ettari e costruisce la sua residenza. Noi siamo nel piano superiore, quello più istituzionale, con la sala del trono, quella delle udienze, mentre al di sotto potete vedere come il loro appartamento privato fosse stato ricostruito in base ad una volontà precisa, cioè quella di ricostruire gli interni della sua nave, e lo studio è stato realizzato così. Certamente, Massimiliano voleva riproporre nella sua casa i suoi spazi, quelli che lui amava di più. E c'è questo continuo contatto con il mare, con l'esterno. Lei voleva che da tutte le finestre si vedesse continuamente il mare e si vedessero gli alberi del parco. Dall'esterno, ma anche gli interni richiamavano al mare. Certamente gli interni, perché la sua stanza da letto è come la cabina di una nave, quindi spazi piccoli, ambienti molto ristretti, però lui così si sentiva veramente nella sua casa. Qui è stata fatta comunque anche la storia, possiamo dirlo, alcune pagine che in qualche modo segneranno il destino di Massimiliano. In un tavolino in particolare è stato firmato un documento che guarderà il suo futuro e anche la sua fine. E infatti, perché Massimiliano vive gli anni della sua felicità tra il 1860 e il 1864, qui con Carlotta del Belgio, una bellissima principessa che egli sposa nel 1857, però il 14 aprile del 1864 parte per il Messico. Napoleone III aveva proposto il suo nome per diventare imperatore del Messico. Purtroppo la spedizione non avrà buon fine e il 19 giugno del 1867 verrà fucilato a Querétaro. Il documento con cui accettava questo nuovo regno, il Messico, lo ha firmato proprio qui. Lo ha firmato qui su un tavolino che, dice la storia, lo abbia regalato proprio Pio IX, un tavolino a mosaico minuto della tipica manifattura vaticana. In questo luogo c'è tanto da vedere e tanto è originale, questo dà al visitatore una sensazione di autenticità. E infatti, perché qui sono conservati proprio i mobili e sono tutti collocati più o meno come Massimiliano li aveva voluti. E quindi quello che noi diciamo, è che uno entra all'interno di questo castello e appena uscito è il suo proprietario Massimiliano. Questa è la sensazione che si vuole dare. Come è diventato uno dei simboli di Trieste? Perché Miramare si trova in una posizione appunto particolarmente suggestiva ed è oggi oggetto di luogo di molte visite. Ricordiamo che è tra i primi 25 musei statali più visitati in Italia. E anche noi ci siamo, per bel tempo si spera, oggi guardando a questo mare che entra assieme alla natura di fatto in un castello, il castello di Miramare, con stanze così sontuose come quelle dove ci troviamo in questo momento, quelle più intime che abbiamo visitato e che raccontano invece la vita degli appartamenti e delle stanze più private. Però c'è sempre in tanti luoghi così regali uno spazio che guarda ad un mondo allora lontano, lo è anche oggi, ma più raggiungibile, cioè l'Oriente, una stanza in cui tutto di fatto arrivava e veniva acquistato direttamente da Massimiliano. Certamente, qui c'erano i commerci più, diremmo, spinti con l'estremo oriente.
gente e quindi vi erano degli spazi, dei negozi che commerciavano oggetti e Massimiliano spesso scendeva in città e acquistava degli oggetti orientali che poi sono diventati delle veri e propri spazi decorativi nel castello. E allora, un luogo tutto da visitare, grazie alla direttrice, alla dottoressa Fabiani per averci accolto in questo luogo di storia e di bellezza. Grazie e spero che veniate numerosi a vedere queste bellezze. Ma state ancora con noi perché vorrei raccontarvi una storia. Papa Francesco infatti, assieme a vescovi e a cardinali, ha scelto soltanto due parroci per partecipare al sinodo della famiglia. Uno di questi due parroci è triestino, l'ho incontrato proprio qui per voi. Per me è stata un'esperienza, direi, straordinaria. Ecco, sono stato a Roma per 3 settimane, ma in realtà ho fatto il giro del mondo. Ecco, perché ho sentito esperienze di padri sinodali provenienti da ogni parte del mondo, quindi si è parlato più che di famiglia, delle famiglie, le situazioni che le famiglie vivono oggi in tutte le parti del mondo. Ecco, esperienze non solamente di fallimento, di difficoltà che certamente ci sono, ma anche delle esperienze stupende di famiglie cristiane che vivono profondamente i valori cristiani, che sanno comunicare la fede ai loro figli. Prima di partire tutti quanti veramente mi sono stati vicini, mi hanno dato anche dei consigli, tante persone sono venute a dirmi quali sono le difficoltà che vivono, no? Pensi che c'è stato un giovane che mi ha detto: io non mi sposerò mai, e dico perché? Perché vedo i miei genitori annoiati, si parlano poco, uno sta in camera, l'altro sta in cucina, e quindi perché devo sposarmi? Ecco, qui ho visto che la testimonianza delle famiglie è molto importante, soprattutto verso i giovani. Riprendiamo la linea dal castello di Miramare, si conclude così la nostra settimana in questa città bellissima, quella di Trieste. Torno dunque a Roma, ci vediamo lunedì in studio. Un saluto a tutti da Trieste. Guarda Fabio che...